Una mattina di cultura a Napoli, a Villa Pignatelli, in occasione delle domeniche gratuite al museo, il coro Le Voci del 48esimo con pianoforte e quartetto d'archi ha dato vita ad un concerto molto apprezzato dal folto pubblico. Un'occasione, l'ennesima a dire il vero, in cui il coro, diretto dal maestro Salvatore Murru, ha mostrato il suo valore. In un quartiere come quello di Barra, noto spesso solo per fatti di cronaca, è nato questo esperimento del coro fortemente voluto dalla dirigente scolastica Rosa Seccia, che è diventato nel corso degli anni una eccellenza cittadina che partecipa a molte iniziative anche fuori città, primeggiando. L'entusiasmo del pubblico, che ha partecipato in silenzio e con attenzione, tributando generosi applausi durante tutta l'esibizione, è il più bel riconoscimento per il lavoro di artisti, insegnanti e genitori. Ai nostri microfoni la dirigente scolastica Rosa Seccia. Rosa Seccia, dirigente scolastico del 48esimo circolo, sei riuscita a fare una cosa bellissima, nel senso che Le Voci del 48esimo è questo coro che questa mattina è a Villa Pignatelli. Come è nata questa idea, quanto tempo fa e soprattutto come vengono selezionati i ragazzi? L'idea del coro di Voci Bianche è nata con la possibilità di attivare la pratica corale all'interno della scuola come curricolo, sia ordinario che extracurricolare, sin dal 2009-2010, e con l'emanazione del DM 8 del 2011 siamo riusciti a metterla a sistema come attività della scuola, grazie alla possibilità anche di utilizzare una risorsa interna, perché il maestro che dirige il coro è un docente di scuola primaria con competenze musicali che ho cercato di valorizzare, visto il suo talento anche nel curare, veramente una cura educativa e musicale quella che lui mette in atto con i coristi, che sono scelti in realtà attraverso l'attività ordinaria di musica a scuola, e quelli poi volenterosi continuano, tanto che i primi coristi non ci lasciano nonostante siano ormai maggiorenni. Noi consentiamo loro di continuare la pratica corale in attività extracurricolare, quindi ormai è messa a sistema. Tra l'altro, da quest'anno siamo un istituto comprensivo, quindi istituto comprensivo Madre Claudia Russo Solimena, e la Solimena che abbiamo ormai con noi, insomma, è confluito anche il ramo della secondaria di primo grado e anche all'indirizzo musicale, quindi abbiamo coniato, come dire, veramente una possibilità, tant'è che uno dei violinisti stamattina qui presente è un docente di scuola secondaria di primo grado di violino, quindi è una bella opportunità. Anzi, devo ringraziare la dottoressa Capobianco che ci ha consentiti di utilizzare questa location così particolare, perché è un'opportunità duplice, non solo quella di permettere ai ragazzi di viversi un'esperienza significativa anche fuori dall'ambito scolastico, quindi per loro oggi questa è una scuola particolare, fare scuola in modo speciale anche fuori dai canoni della scuola tradizionale, ma è anche la possibilità di mettersi a servizio del territorio, quindi è una risorsa non soltanto più del territorio barrese, ma è una punta di diamante della città di Napoli, perché ormai è un coro che è arrivato a dei livelli tali che effettivamente può essere utilizzato per eventi culturali di alto livello come quello di stamattina.